Spero che possa essere come nel nostro solito, degli incontri che organizziamo, possa essere anche questa un'importante giornata per spiegare, far conoscere senza steccati, senza idee, senza ideologie, ma cercare di far capire a 360 gradi quello che è un tema ad oggi molto dibattuto e che divide molto. Quindi noi non siamo qui né per unire né per dividere, noi siamo qui per spiegare. Poi io mi auguro che voi possiate anche intervenire in un dibattito che possa anche un po' animare la giornata, e lì nel dibattito ovviamente saranno gradite anche le vostre idee. Abbiamo parterre di eccezione, di persone che poi verranno presentate dal nostro moderatore, che è Stefano Pagliarini, giornalista di Ancona Today, che poi vi spiegherà e vi dirà segnatamente chi sono i nostri illustri relatori. Io non sto a farvi perdere molto altro tempo, vi ringrazio per la presenza, ringrazio il Comune di Ancona che ha dato il patrocinio a questa iniziativa e l'ha supportata, come spesso accade quando organizziamo qualche cosa, e ringrazio soprattutto l'Ordine degli Avvocati di Ancona che come sempre ci affianca nelle nostre tematiche e nelle nostre iniziative. Lascio la parola al Vicepresidente dell'Ordine per un saluto, Maurizio Miranda. Oggi la Presidente Serena della Chiocco non può essere presente, c'è il Vicepresidente Maurizio, e vi invito, se avete interesse, a seguire l'attività dell'associazione. Abbiamo una pagina Facebook, Associazione Culturale Fatto Diritto, oppure il sito internet www.fattodiritto.it. Grazie a tutti e buon divertimento. Grazie, ringrazio a nome dell'Ordine sia tutti i presenti che l'Associazione Fatto Diritto, che ci coinvolge sempre in queste iniziative. L'argomento che tratterete oggi è un argomento molto importante, molto interessante, che ovviamente trascende i limiti di quelli che sono l'attività professionale di noi avvocati e coinvolge quella che solitamente chiamiamo la società civile. Testimonianza di questo coinvolgimento è la vostra stessa presenza qui, infatti vedo che insomma non siete tutti avvocati, quindi non riconosco una gran parte di voi. Il tema oggi in discussione è un tema molto importante, molto interessante, che appunto, ripeto, travalica quelli che sono i concetti e i profili meramente giuridici e coinvolge tutti gli aspetti della società, del vivere sociale. È un tema che appassiona, che unisce, che divide, che dà luogo a un sacco di dibattiti, anche grazie a tutte le conseguenze, tutto quello che può derivare da questo nuovo istituto che non tutti appunto conoscono e non tutti possono apprezzare le varie conseguenze. Giusto per parlare un po' di numeri, ciò che attiene in generale la questione della cittadinanza, da sempre è una questione che normativamente è abbastanza complessa. Tenete presente che, per esempio, quando noi ci rivolgiamo ad un comune per chiedere un'autorizzazione o un permesso, ci dà fastidio quando casomai dopo 20 giorni dalla presentazione della nostra domanda, dopo 30 giorni dalla presentazione della nostra domanda, ancora il comune non ci ha risposto. In materia di cittadinanza la normativa attuale prevede un procedimento che è lungo più di 700 giorni. Quasi 2 anni normativamente previsti, quindi senza contare le lungaggini e quello che possono essere i termini, gli sforamenti dei termini procedurali, ma già per definizione si parte con un termine di procedura che è quasi di 2 anni, ed è un qualcosa di inconcepibile. Per quanto possa essere complessa e approfondita l'istruttoria che la pubblica amministrazione deve porre in essere al fine di stabilire e determinare se concedere o se non concedere quello che è un diritto molto rilevante, importante, è un termine veramente spaventosamente lungo. Questo perché è anche in relazione alla tematica che affronterete voi oggi, molte volte si tende a pensare tutto l'apparato, anche dello Stato, in una maniera esageratamente burocratica, esageratamente improntata a connotazioni e comportamenti che purtroppo non collidono più, non coincidono più con le esigenze della società nei confronti della quale queste azioni sono destinate a portare loro effetti. Troppo spesso, troppe volte, si tende a dimenticare che dietro quel foglio di carta, casomai corredato di una bella marca di bollo colorata, dietro quel foglio di carta c'è la vita di una persona. Grazie.
Buonasera. Sì. Allora, buonasera a tutti, entriamo nel vivo di questo incontro. Innanzitutto lasciatemi ringraziare l'associazione Fatti Diritto, oltre che per avermi invitato a moderare questo incontro, ma anche per aver voluto organizzare un incontro su un tema come questo che, come ha spiegato anche l'avvocato Rossi, vogliamo affrontare in maniera analitica, in maniera scientifica, guardando non soltanto gli aspetti giuridici, ma anche gli aspetti sociali e sanitari, insomma a tutto tondo, ma andando oltre quello che è il livello del dibattito che spesso e volentieri troviamo in altri contesti, a partire da quello politico. Il discorso, partiamo quindi dalla proposta di legge dello Ius Soli. Questo è il tema, una proposta di legge che in questo momento è passata alla Camera, è bloccata al Senato e in questo momento, tra l'altro è notizia di oggi, ne parlavo prima con il collega Curzi, la Repubblica ci racconta che è diventato anche un elemento fondamentale a livello politico per ricercare una unità della sinistra che si sta perdendo. Quindi è un tema che è caro a tutto il paese in questo momento, e io entro subito nel vivo perché la prima cosa da fare in un incontro come questo è cercare di capire che cosa prevede la proposta di legge dello Ius Soli, e quindi passo subito la parola al primo relatore, che è l'avvocato Irene Pastore, che entrerà proprio nel tecnico, e quindi io chiedo all'avvocato Pastore se ci spiega che cosa prevede questa legge. Grazie Stefano, ringrazio anche i presenti. Questa è un'occasione particolarmente ghiotta, perché è la prima occasione che si presenta per poter spiegare effettivamente non solo ai tecnici del diritto, ma anche alla cittadinanza, cosa prevede la legge di riforma della cittadinanza in Italia. Secondo me è necessario partire prima di tutto dal concetto di cittadinanza. Come lo vogliamo intendere questo concetto? Come vogliamo intendere la cittadinanza? Prima di tutto è un senso di appartenenza. La nozione di cittadinanza inevitabilmente, a livello generale, risente della concezione che un ordinamento ha della nazione. Quindi, diciamo, a livello generale si può dire che la nazione può intendersi in termini etnici, quindi in questo caso l'appartenenza non è determinante, per la fine dell'appartenenza non è determinante un legame culturale e territoriale rispetto alla nazione di riferimento, oppure un'idea civica di nazione, dove invece l'appartenenza comporta necessariamente un riconoscimento del soggetto da parte della comunità e la partecipazione di quel soggetto nella comunità, alla crescita della comunità. Generalmente, prima di passare poi all'analisi approfondita dell'attuale legge sull'attribuzione della cittadinanza italiana e poi alla proposta di riforma che, come diceva Stefano, ad oggi è impantanata al Senato, secondo me è necessario premettere che cosa intendiamo quando parliamo di ius sanguinis e ius soli. Questi sono i due criteri generali di attribuzione della cittadinanza. Lo ius sanguinis non è altro che un criterio di attribuzione per discendenza. Lo ius soli invece è un criterio di attribuzione di tipo territoriale. Per quanto riguarda lo ius sanguinis, i diversi ordinamenti possono adottare un modello che può configurarsi come ius sanguinis cosiddetto puro o piuttosto temperato. Qual è la differenza? Tipico esempio di ordinamento nel quale si adotta il criterio dello ius sanguinis puro è l'Italia, ma anche la Spagna, non siamo solo in questo. E cosa succede? È cittadino italiano chi nasce da genitori cittadini italiani, ed è espressamente prevista una trasmissione illimitata della cittadinanza nelle generazioni del tempo. E questo capiamo bene che fa sì che possa perdersi qualsiasi tipo di senso di appartenenza proprio a livello identitario, perché fa sì che lo stesso Stato italiano non abbia contezza
di tutta una fetta di cittadinanza latente, cosiddetta, o virtuale, cioè tutti questi cittadini che potrebbero richiedere la cittadinanza in Italia, quindi la cittadinanza italiana, perché figli o con un ascendente a sua volta cittadino italiano. Cosa comporterebbe richiedere la cittadinanza italiana? Comporterebbe avere accesso alla cittadinanza europea ad oggi, perché l'Italia sappiamo che è stato membro dell'Unione Europea. Ius sanguinis invece temperato cosa prevede? Delle limitazioni alla trasmissione della cittadinanza. Si acquista sempre la cittadinanza per discendenza da genitore cittadino italiano, cittadino in generale, scusate, ma in questo caso viene posto un limite generazionale, cioè non si può andare oltre la prima generazione, e questo vediamo che avviene in Australia, in Canada, in Regno Unito anche. Oppure si può porre un limite di tipo temporale, come avviene ad esempio in Francia. Passiamo invece allo ius soli. Abbiamo detto che lo ius soli è un criterio territoriale di attribuzione della cittadinanza. Il modello puro di ius soli, cosiddetto generalmente modello americano, perché diciamo che l'America, generalmente intesa, adotta, è quasi l'unica ad adottare il sistema di ius soli puro, comporta l'acquisto della cittadinanza solo per il fatto di essere nati sul territorio. Esistono però, e forse questo è meno conosciuto come dato, uno ius soli di tipo temperato. Temperato che vuol dire? Limitato, ossia il riconoscimento della cittadinanza in virtù della nascita sul territorio necessita la presenza di alcuni requisiti, quale può essere il requisito della residenza o della stabilizzazione, come avviene nel Regno Unito, o anche il cosiddetto modello doppio ius soli, come avviene in Francia e in Spagna, cioè riconosco la cittadinanza a soggetto nato sul territorio da genitori anche stranieri, ma a loro volta nati sul territorio. Quindi io, nato in Francia, acquisisco la cittadinanza francese se uno dei miei genitori è nato a sua volta in Francia. Accanto a questi generali criteri di attribuzione c'è anche la naturalizzazione. Cos'è la naturalizzazione? È un'ipotesi di concessione della cittadinanza a richiesta dell'interessato. Il provvedimento di riconoscimento viene rilasciato a discrezione dell'autorità e i requisiti che si richiedono ai fini della naturalizzazione sono differenti da ordinamento a ordinamento a seconda di come vogliamo intendere questa naturalizzazione. La naturalizzazione può essere intesa o come premio per avvenuta integrazione all'interno della comunità sociale di riferimento, o come presupposto per l'integrazione effettiva all'interno della comunità sociale di riferimento. Vediamo, la naturalizzazione intesa come premio per l'integrazione, ed è come generalmente viene concepita in Italia, Germania, Francia, Svezia e anche l'Austria, richiede non solo un lungo periodo di residenza sul territorio nazionale, che in Italia è di 10 anni, ma in Australia si arrivano a 30 anni, nonché si richiede una positiva valutazione, sempre discrezionale, in ordine all'acquisizione della lingua, della cultura e dei valori nazionali, ma altresì un vaglio sulla pericolosità sociale del soggetto. Ad oggi la Germania richiede, in aggiunta a questi requisiti, anche la dimostrazione di essere autosufficienti sotto il profilo reddituale, cioè tu mi devi dimostrare di avere un autonomo reddito e sufficiente soprattutto, in grado di sostenere te e la tua famiglia senza che tu vada a pesare sul sistema previdenziale. Invece, se noi vogliamo concepire la naturalizzazione come presupposto per una vera e propria integrazione del soggetto all'interno della comunità di riferimento, ed è, diciamo, questa concezione è tipica dei paesi di common law, vediamo che si vengono a richiedere dei requisiti, per esempio come quello della residenza, che è un periodo di residenza nettamente inferiore, parliamo di un periodo che va dai 3 ai 5 anni, la dimostrazione di aver raggiunto una conoscenza sufficiente
della lingua e della cultura e dei valori nazionali di riferimento, e questo si dimostra sostenendo solitamente un test di cittadinanza. Questo perché? Perché in questo caso la naturalizzazione non viene concessa come premio perché ti sei integrato nel tessuto sociale, ma io ordinamento capisco che la naturalizzazione fa sì che tu ti possa effettivamente integrare nel tessuto sociale. In Italia, diciamo, ho ritenuto fondamentale, secondo me, premettere una breve evoluzione storica, perché non è un caso che ad oggi usiamo termini latini per definire i criteri di attribuzione della cittadinanza. Perché il primo esempio di attribuzione della cittadinanza su base territoriale è stata proprio la Costituzione Toniniana. L'imperatore Caracalla nel 212 d.C. emanò una Costituzione secondo il quale era cittadino romano chiunque abitasse l'impero. E non a caso Rutilio Amaziano nel Veretito suo dice: delle diverse genti unica patria ha fatto. Passiamo al codice Albertino del 1837. Col codice Albertino viene introdotto per la prima volta il principio di paternalità, cioè era suddito subalpino il discendente di altro suddito subalpino, ovviamente in linea paterna. E la capacità giuridica però, ai fini della questione della capacità giuridica, ciò non era sufficiente, si necessitava anche l'appartenenza alla confessione religiosa cattolica. Questo perché? Perché si intendeva escludere dalla vita politica le minoranze religiose, parlavamo al tempo degli ebrei e dei valdesi. Passiamo al codice civile italiano del 1865, viene richiamato il principio di patrilinearità, cioè quindi acquisto della cittadinanza per discendenza in linea paterna, ma viene sconfessionalizzata la capacità giuridica. Qual è il destino della donna? La donna segue la condizione giuridica del marito. Perché? Perché c'era un principio superiore che era quello dell'organicità familiare. Perfetto, il primo intervento normativo organico in Italia in tema di cittadinanza lo abbiamo nel 1912 con la legge 555. Per la prima volta viene sancito il principio dello ius sanguinis in Italia. Qual era la situazione? L'Italia in quel periodo era paese d'emigrazione. Il cittadino italiano emigrava in direzione degli stati del Sud America, prevalentemente Argentina e Brasile. Questa era stata vista come un'occasione ghiotta da parte dell'ordinamento italiano per espandersi pacificamente verso mercati che altrimenti gli sarebbero stati preclusi, perché a livello concorrenziale eravamo nettamente in svantaggio. E quindi cosa si disse? Non possiamo far perdere a queste persone la cittadinanza italiana perché vanno a risiedere in un territorio dove possono acquisire la cittadinanza in virtù della presenza sul territorio, quindi su base territoriale. Garantiamogli la doppia cittadinanza. E implicitamente veniva altresì stabilita la trasmissione illimitata della cittadinanza italiana in via generazionale. Col fascismo, soprattutto nel secondo periodo del fascismo, vediamo lo ius sanguinis affermarsi con l'obiettivo di creare un vero e proprio razzismo di Stato, quindi la cittadinanza era intesa piuttosto come naturalitate excludendum sotto il profilo non solo culturale e sociale, ma politico ed economico anche. E oggi com'è disciplinata la cittadinanza in Italia oggi? La legge 91 del 1992 prevede l'acquisto della cittadinanza italiana in virtù del criterio dello ius sanguinis, quindi per discendenza. Questa volta però, a livello normativo, l'acquisto è espressamente illimitato. Quindi chiunque abbia un padre o una madre o un ascendente di secondo grado cittadino italiano può acquisire la cittadinanza italiana. Per questo si è parlato di cittadini latenti nel mondo. Accanto a questo criterio c'è un criterio di tipo territoriale, quindi non ius soli, questa volta però solo residuale, ed è rivolto ai soggetti apolidi, quindi privi di qualsiasi tipo di cittadinanza,
ai figli di genitori ignoti, quindi rispetto ai quali questi bambini non possono, derivare nessuno, da nessuno la propria cittadinanza, oppure figli di genitori noti, che però dai quali non possono derivare la cittadinanza, perché? Perché la legge dello stato di provenienza dei genitori non lo consente. Qual è quindi il criterio di base? Non si può lasciare sprovvisto di uno status giuridico un soggetto nel territorio italiano. La cittadinanza si acquista anche per matrimonio con cittadino italiano, questo si accompagna sempre al requisito della residenza che va dai 2 ai 3 anni dopo il matrimonio, nonché viene previsto un criterio di attribuzione per naturalizzazione speciale. A chi si rivolge? Si rivolge ai figli degli stranieri nati in Italia che abbiano risieduto regolarmente e continuativamente in Italia e possono farne richiesta unicamente al compimento del 18° anno di età e al più tardi entro il 19° anno di età. Come è stato detto prima, il procedimento di riconoscimento della cittadinanza è un procedimento molto lungo, perché sfocia in un atto di alta amministrazione. Questa è una nozione prettamente tecnica, ma con questo che cosa voglio dire? È un procedimento amministrativo, sfocia in un provvedimento che però non sottostà alle regole dei normali procedimenti amministrativi. Noi abbiamo la legge 241 del 1990 che tutela il cittadino che sia destinatario di un procedimento, di un provvedimento amministrativo, soprattutto sotto il profilo della durata di questo procedimento. Non vale per il riconoscimento della cittadinanza. Arriviamo a quasi 2 anni, perché? Perché c'è una normativa speciale che lo prevede. Vabbè, questo in generale abbiamo detto, concessione della cittadinanza ex articolo 9, quindi allo straniero che abbia padre, madre o ascendente in linea retta di secondo grado, cittadino per nascita. Ma cosa ci interessa adesso, oggi? Le prospettive di riforma. Il disegno di legge Ius Soli intende intervenire sulla legge 91 del 1992 modificandola in riferimento a quali soggetti, che diciamo vengono presi in considerazione per la prima volta dall'ordinamento italiano, cioè verrebbero presi in considerazione, rimaniamo in via ipotetica perché non sappiamo che destino ha questa legge. Si rivolge ai nati in Italia da genitori stranieri di cui almeno uno legalmente residente. Quindi non tutti i figli di stranieri nati in Italia possono acquisire la cittadinanza italiana. I minori stranieri giunti in Italia in tenerissima età, cioè entro il compimento dei 12 anni, e i minori entrati in Italia prima della maggiore età, comunque da minorenni, ma dopo il compimento del 12° anno di età. Cosa si prevede? Ci sono vengono proposte due fattispecie di diritto, di vero e proprio diritto all'acquisto della cittadinanza italiana. Uno in virtù di un criterio Ius Soli, badate bene, temperato, non puro. Ci siamo detti, temperato che vuol dire? Ci devono essere, oltre alla nascita sul territorio, determinati requisiti e condizioni. E un altro in virtù dello ius culturae. Andiamo ad analizzarli. Lo ius soli temperato a chi si rivolge? A quei soggetti nati in Italia da genitori stranieri di cui almeno uno sia in possesso di un valido titolo di soggiorno, quindi del diritto di soggiorno permanente o un permesso di soggiorno dell'Unione Europea di lungo periodo. L'acquisto della cittadinanza in questo caso richiede una dichiarazione espressa fatta dal genitore o dal rappresentante legale del minore al momento della nascita o compiuto in o se il soggetto arriva ai 18 anni senza che nessuno abbia richiesto per lui la cittadinanza, può farlo direttamente compiuti 18 anni e al più tardi entro il 20° anno di età. Lo ius culturae invece cosa richiede? Prima di tutto chi è rivolto? Ai minori stranieri nati in Italia per i quali appunto non si sia avviata la procedura, la dichiarazione di qui sopra, quindi di richiesta della cittadinanza, o ai
ai minori che siano giunti in Italia entro il 12° anno di età e che in Italia abbiano regolarmente frequentato uno o più cicli scolastici presso degli istituti di istruzione nazionale o abbiano intrapreso dei percorsi formativi di tipo professionalizzante acquisendo il relativo titolo professionale. Anche qui è necessaria una dichiarazione espressa, sempre da parte del genitore o del rappresentante legale o conseguita alla maggiore età da parte dell'interessato e al più tardi entro i 2 anni successivi. Perché lo ius culturae? Diciamo che non è solo oggi, non è da adesso che si discute dell'esigenza di modificare il criterio di attribuzione della cittadinanza italiana, è da tempo che questa esigenza è emersa a livello sociale. Perché in Italia abbiamo una grossa fetta della popolazione composta da immigrati di seconda e terza generazione, ossia figli di immigrati giunti nel tempo in Italia, che di fatto sono cittadini italiani. Perché? Perché le nostre scuole frequentano, perché si relazionano e si integrano con i nostri figli, con i nostri nipoti, con i nostri coetanei, che hanno acquisito i valori di riferimento nazionali e sono quei soggetti che per primi portano avanti il processo di integrazione nel territorio delle relative famiglie. Questo forse per tanti è scontato, ma è importante. Quindi abbiamo detto, e secondo quel criterio dello ius culturae, che era già un tipo di correttivo che in passato si era avanzato proprio con riferimento allo ius sanguinis, il fatto di aver frequentato il sistema scolastico nazionale fa presupporre che quei ragazzini, quei bambini abbiano acquisito la cultura del territorio e i valori di riferimento. Stringo perché un'altra ipotesi in questo caso, quindi abbiamo visto due fattispecie di acquisizione, di diritto all'acquisizione della cittadinanza. Accanto a queste due ipotesi abbiamo l'ipotesi di concessione della cittadinanza, questa volta per naturalizzazione. Perché per concessione? Concessione vuol dire che il provvedimento è discrezionale. Chi non può richiedere la cittadinanza per naturalizzazione? Il minore straniero che abbia fatto ingresso in Italia prima del compimento della maggiore età e si ritiene, questo l'ho dedotto, l'ho ricavato dal documento proprio del Senato, perché la legge non è molto non è chiara in questo, ma si ritiene che questo minore sia quindi non abbia compiuto la maggiore età e abbia superato il 12° anno di età. Ma non solo, è richiesto che questo soggetto risieda in Italia da almeno 6 anni e che in Italia abbia frequentato un ciclo di istruzione scolastica con conseguimento del relativo titolo oppure un percorso di formazione professionale acquisendo il relativo titolo professionalizzante. La concessione, abbiamo detto, in questo caso è discrezionale, la richiesta viene fatta, diciamo, il provvedimento viene rilasciato dal Presidente della Repubblica mediante decreto su proposta del Ministro dell'Interno previo parere del Consiglio di Stato. È così automatico che chi giunge in Italia acquisti la cittadinanza italiana per naturalizzazione? Allora, questo ci fa capire che la nostra naturalizzazione è un premio, non è un incentivo. Prospettiva comparata. Sempre dai documenti che ho ricavato dal sito del Senato, mi sono potuta rendere conto di quanto siamo in ritardo rispetto alle esperienze europee. Francia, Germania, Spagna hanno, devo spostarlo, Francia, Germania, Spagna hanno già provveduto a adattare il criterio dell'acquisto della cittadinanza adottato. E come? Scusi se l'interrompo, possiamo fare una precisazione, una domanda per spiegare una cosa. Alla luce di quello che ha detto fino adesso, cosa c'entrano comunque i soggetti a cui si riferisce la proposta di legge con i flussi migratori? Spieghiamo questa cosa perché
però qui, a mio parere, niente. Ecco, nel senso. Allora, la necessità dov'è? Dobbiamo renderci conto che noi siamo un paese che, a differenza del passato, non siamo un paese di emigranti, o non solo, ma un paese di immigrazione, ok? Una riforma di questo tipo, a mio parere, non incentiva l'immigrazione, perché ovviamente, come avete visto, anche l'acquisto per ius soli temperato non è così facile. Chi straniero risiede in Italia e abbia un figlio in Italia comunque deve dimostrare di essere legalmente residente in Italia. Quindi in realtà la risposta di questa riforma sarebbe indirizzata più a livello sociale. Come possiamo concepire che nelle stesse classi ci siano cittadini di diritto e cittadini di fatto? A mio parere non è concepibile, perché altrimenti nessuna prospettiva di integrazione positiva è possibile. Emargineremmo queste persone. E già sta accadendo. Teniamo, sì, perfettamente. No, era importante fare questa precisazione perché noi ne parlavamo, lo davamo per scontato nel momento in cui lei ci ha parlato del, appunto, di persone che vivono in Italia, si rapportano con i nostri, con socialmente, frequentano le nostre scuole. Non lo diamo per scontato perché ne parlavamo prima anche con la dottoressa Galetti, che adesso andrò a presentare. Cioè, qui bisogna subito uscire da un equivoco, che lo ius soli ha qualcosa a che fare con i flussi migratori, esatto, con la realtà appunto dei flussi migratori. Qui parliamo appunto di persone che vivono stabilmente nel nostro paese, perché ci sono famiglie di stranieri che sono arrivate anni fa e che si sono appunto stabilizzate nelle nostre città. Possiamo tornare dopo sul confronto con il mondo per parlare adesso con il secondo relatore, perché l'avvocato Pastore ha accennato a una serie di cause. Le passo il mio. E dicevo, l'avvocato Pastore ha accennato a una serie di cause, diciamo di motivi per cui politicamente si è resa necessaria, quantomeno per una parte politica del paese, la necessità di rispondere con una nuova normativa in termini di cittadinanza agli stranieri. Tra le cause ci sono anche delle questioni di carattere sanitario e ne parliamo adesso con il secondo relatore, che è appunto la dottoressa Patrizia Carletti dell'Osservatorio delle Diseguaglianze della Regione Marche, a cui, se è pronta, io chiedo quali sono queste motivazioni di carattere sanitario per cui è opportuno, o sarebbe opportuno, perché poi ricordiamo sempre che c'è una parte del paese, c'è una parte politica che non ritiene opportuno lo ius soli, nell'ipotesi più temperata, usando un termine utilizzato dall'avvocato Pastore, una naturalità. In casi anche più estremi non si deve andare verso lo ius soli. Allora, tornando al nocciolo, perché ci sono delle questioni sanitarie per cui sarebbe opportuno lo ius soli, dottoressa Carletti? Buonasera a tutti, come premessa ringrazio in modo particolare l'associazione Fatto e Diritto, perché ci collaboriamo da tempo, e ringrazio anche per il supporto che dà alla rete per alcune questioni sulla rete per il contrasto e la prevenzione delle mutilazioni genitali femminili, che come Regione Marche io appartengo all'Osservatorio, mi occupo di salute, sono un medico e diciamo è l'Osservatorio è un'area dell'assessorato alla salute e della Regione Marche, quindi collaboriamo anche per questo aspetto, la collaborazione è tutto volontario, sottolineiamo, quindi grazie. Allora, diciamo che in generale, occorre una premessa sul diritto, su quello che è il diritto nazionale e anche per certi versi, per quello che riguarda alcuni aspetti, quello comunitario, prevede sull'assistenza sanitaria alla popolazione immigrata. Naturalmente tutto questo, vado veloce, è,
diciamo che questo diritto alla salute per tutta la popolazione immigrata in Italia è previsto ed è consolidato ormai, perché diciamo c'è un principio ispiratore ancora nella nostra Costituzione, che non è solo l'articolo 32 ma sono gli articoli 2 e 3 in particolare, che vedono la tutela della salute come un diritto fondamentale della persona, un diritto umano, e anche il compito diciamo della Repubblica di rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo alla persona, e quindi tra questi anche garantire in qualche modo un buon livello di salute. Sulla base di questo diciamo che l'impianto normativo attuale si fonda sulla legge 40 del 98 e poi su una serie di decreti e norme primarie dello Stato, che sono state ribadite anche recentemente nel 2012 dall'accordo Stato-Regioni, che ho avuto il piacere di condurre poco lavoro, e che sono le indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e province autonome, che ha appunto ripreso i principi ispiratori e ha rimesso un po' in ordine, diciamo che è un documento che ha avuto una lunga storia, è passato ben 4 volte nella Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, ma sostanzialmente è una legge che riprende le normative ovviamente primarie dello Stato con l'obiettivo di fornire in maniera chiara indirizzi operativi per un'applicazione omogenea di quanto previsto dalla normativa, quindi per l'erogazione dell'assistenza sanitaria nei vari territori regionali, e nel contempo ridurre anche la discrezionalità interpretativa che in realtà noi troviamo sia come italiani ma ancor più come immigrati quando andiamo presso i nostri servizi sanitari, perché secondo me, e così andiamo ravanando quelli che sono i principi di diritto. E, ecco, poi le varie regioni hanno recepito l'accordo, e comunque quanto a alcune innovazioni che erano previste nell'accordo, ovvero anche l'assistenza sanitaria ai minori STP, cioè ai figli di immigrati senza documenti, è stato ribadito anche dai nuovi LEA, che è un DPCM del uscito appunto emanato nel Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2017. Ciò detto, comunque bisogna anche fare una distinzione, cioè tenere presente che quando parliamo di immigrati noi abbiamo una popolazione immigrata che sia in Italia che nelle Marche, per più della metà, 50-55%, è di provenienza europea. Quindi diciamo che per queste persone si deve fare di riferimento tutto quello che è il diritto europeo, che invece, mentre invece per le cosiddette persone straniere, che si intendono le persone extracomunitarie, i principi di riferimento sono normativi totalmente diversi, quindi sono quelli che ho citato prima. Questo ha anche delle implicazioni appunto, perché noi anche per il diritto di cittadinanza noi stiamo trattando di questa popolazione, cioè della popolazione non europea, non comunitaria. Allora, per questa popolazione, come dicevo, la copertura assistenziale è per tutti sostanzialmente, perché la norma prevede che diciamo garantisce l'assistenza sanitaria, quindi l'iscrizione obbligatoria, non servizio sanitario, pari degli italiani, copre diciamo la maggior parte dei permessi di motivi, no? dei permessi di soggiorno per quelle persone straniere immigrate extracomunitarie solo in Italia. Quindi parliamo di lavoratori, permessi di soggiorno per lavoro, per motivi familiari, e anche alcuni gruppi vulnerabili che sono purtroppo in aumento, tra cui appunto i richiedenti protezione internazionale profughi, minori di vario genere, donne in gravidanza, vittime di tratta e detenuti. Quindi diciamo che per il 90% di tutti i permessi, cioè diciamo che la copertura per tutte queste tipologie di permessi di soggiorno, che coprono quasi il 98% dei motivi, perché poi rimangono quelli di studio o per motivi religiosi eccetera, comunque è garantita. L'Italia è, questo non so perché è così che mi uso, allora l'Italia anche garantisce l'assistenza sanitaria, livelli essenziali di assistenza anche per le persone non comunitarie senza documenti, e questo chiaramente sempre perché c'è il famoso articolo 32 della Costituzione,
perché appunto, come dicevo prima, si tratta di un bene collettivo, ma anche di un diritto universale, no? Quindi queste persone vengono iscritte con un'iscrizione cosiddetta STP, straniero temporaneamente presente, e queste persone, diciamo, hanno diritto ai livelli essenziali di assistenza, tuttavia diciamo che è un'assistenza un po' di serie B, nel senso che a queste persone non è dato di avere il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e anche alcune prestazioni di, per la cronicità, eccetera. Quindi ecco, questo però per dire che è un punto molto importante che va mantenuto, difeso e protetto, perché anche qui, no, ci sono stati dei periodi in cui si si è scagliati contro questo, no? Si diceva insomma anche contro gli operatori sanitari e così via. Allora, andando avanti, quindi questo è cioè, è diciamo il quadro normativo che complessivamente è buono. Ribadisco che come tutte le cose buone vanno mantenute e difese, perché questo sono, è il risultato anche di diritti conquistati, no? Ma quello che vediamo, nonostante questo quadro tutto sommato buono, no? Di copertura di assistenza sanitaria, vediamo ancora che il profilo di salute della popolazione immigrata, parliamo della popolazione immigrata regolarmente presente, comunque è ancora peggiore, cioè la popolazione immigrata in generale, dagli studi epidemiologici che continuiamo a fare, ha un profilo di salute peggiore, nonostante sia una popolazione più giovane. Quindi cosa vuol dire? Che a esiti, vediamo ad esempio la gravidanza, più ci sono per esempio dei bambini che nascono, c'è una mortalità maggiore, c'è un basso peso maggiore, sono meno visti in gravidanza. Quindi nonostante si tratti di una popolazione più giovane, quindi in teoria più sana, i fattori di rischio incidono di più e quindi gli esiti nella salute sono diversi. Per questo parliamo ancora di diseguaglianze nella salute, quindi vuol dire che molto c'è ancora da fare, perché evidentemente a fronte di una normativa ampia ci sono comunque delle problematiche che possono andare da difficoltà dell'accesso ai servizi o grado di health literacy, quello che insomma vogliamo, non è questo la sede per entrare in merito. E l'altra cosa è che comunque possiamo dimostrare che la condizione giuridica, e qui mi aggancio con quello che diciamo anche rispetto a questi ragazzi che sono generazione 1 e mezzo 2, insomma, no? Il grado di cittadinanza influenzano lo stato di salute. Vi porto degli esempi grossolani, ma se vediamo in questo, ad esempio, sono la proporzione dei ricoveri in urgenza di tre gruppi di popolazioni, in blu i marchigiani, uguale anche in Italia. In rosso sono gli immigrati, quelli regolarmente residenti, con il permesso di soggiorno. In verde sono quelli senza documenti. Voi vedete che le persone con minor grado di cittadinanza, ovvero appunto queste persone senza documenti, accedono con una frequenza molto superiore agli altri due gruppi di cittadini, accedono con urgenza alle cure, all'ospedale. E vediamo, può dire, ma vabbè, perché poi uno fa il furbo, no? Tanto noi ragioniamo così, no? Perché siamo andati a vedere se a questo grado di accesso in urgenza corrisponde anche una maggiore gravità delle condizioni più gravi. E in effetti, se vediamo il peso medio di ricovero esprime sostanzialmente la gravità del ricovero, vedete che la popolazione verde, cioè che sono appunto i cittadini non meno inclusi, perché non avendo cittadinanza, non avendo documenti, hanno dei ricoveri più pesanti, quindi sono in peggiori condizioni di salute. Questo è un esempio per dire come il grado di cittadinanza influenza anche non solo la modalità di accesso, ma anche proprio la gravità con cui poi le persone si rivolgono ai servizi. Questa è un'altra situazione abbastanza drammatica che esprime ad esempio proprio sui minorenni. Guardate questa non so come si chiama qui. Esatto, se vediamo sempre il blu gli italiani, il rosso i minori con regolare permesso di soggiorno e in verde i minori STP, cioè figli di persone senza documenti, vedete che c'è una differenza, che diciamo che il costo dei ricoveri, quindi ancora una volta questa è una misura indiretta per dire la gravità,
con cui questi arrivano all'ospedale è molto molto superiore alle altre due categorie. Vedete che i bambini italiani e i bambini con il regolare permesso di soggiorno sono molto simili, quindi è ancora un esempio piuttosto grossolano, ma per dire come il grado di cittadinanza incide anche sulle condizioni di salute. Sicuramente quindi il grado di cittadinanza è definito anche da questo soggetto che in Italia ha la materia esclusiva dell'immigrazione, che è il Ministero dell'Interno. Allora io vi dico sempre, tanto l'ho detto anche ai nostri prefetti, al Ministero dell'Interno, l'immigrazione non dovrebbe essere, e questo lo dimostra anche il fatto che siamo qua, materia del Ministero dell'Interno, ma è una materia di welfare. No, perché noi parliamo di scuola, parliamo di assistenza sanitaria, parliamo di progetti di convivenza civile, eccetera. Allora, questo però il Ministero dell'Interno, essendo l'immigrazione competenza esclusiva, definisce delle categorie attraverso la durata del permesso di soggiorno, attraverso l'età, eccetera, categorie e sottocategorie, e ognuna di queste si porta dietro diritti diversi. L'altra questione che incide in maniera anche più o meno diretta è che comunque noi troviamo anche da quello che abbiamo visto in quadro generale, però se ci muoviamo per le varie in Italia, vediamo che come per gli italiani, ma gli immigrati sono la cartina al tornasole, c'è un accesso in realtà variabile ai livelli essenziali di assistenza, perché ogni regione, no, ha delle proprie interpretazioni, quindi c'è stata un'espansione abnorme dei livelli legislativi delle regioni, per cui questo comporta situazioni molto differenziate in una situazione di sistema di garanzia debole, cioè ovvero, dato che lo Stato per articolo 117 della Costituzione deve garantire un'uniformità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e quindi ha un modello di monitoraggio, di fatto questo sistema è molto debole, per questo ci sono molte variazioni. Sicuramente, diciamo che il periodo non ci è favorevole, perché quando come parliamo di welfare quasi esclusivamente in termini non di benefici singoli e collettivi, perché sicuramente avere un minore che si ricovera in condizioni più gravi e si sta più ricoverato, poi non sappiamo quali sono le fasi di recupero, eccetera, è un costo maggiore, ma tant'è. Che quindi appunto questo determinismo contabile sicuramente, diciamo, pesa molto sui gruppi più svantaggiati e con meno voce. Ora noi siamo qui nella fattispecie, quindi delle G2, tra l'altro sono questi blog, questi siti anche molto divertenti perché ribadivano anche l'ironia dei ragazzi. E in che modo, ora, abbiamo detto, se c'è questa tutela così ampia della salute, in realtà questi ragazzi che sono qua, figli di genitori regolarmente presenti, e quindi hanno permessi di soggiorno più o meno stabili, vanno a scuola, vanno a dialetto senegalese e quant'altro, cioè in che modo, no? C'è questa assistenza sanitaria, dovrebbero essere, insomma, pienamente garantiti. In realtà io lo pongo, questa platea che è molto più competente di me in termini di normative, in realtà c'è che il figlio, la normativa dice che il figlio minore dello straniero con questo convivente segue la condizione giuridica del genitore, quindi se il genitore ha permessi di durata variabile o se lo, addirittura lo perde, qui rischiamo una grossa instabilità, no, nel permesso di soggiorno del minore, e quindi abbiamo detto che l'assistenza sanitaria va insieme al permesso di soggiorno, no? Quindi al minore in realtà viene rilasciato, secondo anche le ultime modifiche della legge Bossi-Fini della 91, no? Viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari che in realtà gli dura fino al 18° anno d'età. Ma in realtà se la sua condizione giuridica è legata a quella del genitore, ecco che c'è una situazione di instabilità e quindi io rischio di non poter garantire, noi rischiamo, no, di non poter garantirgli l'iscrizione al servizio sanitario. Poi diciamo che ci sono anche al compimento della maggiore età delle incertezze, perché comunque io normalmente il minore alla maggiore età gli viene lasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio o di accesso al lavoro o per esigenze sanitarie di cura, quindi ha un dovere sempre di prove che sto ragazzo che ha finito 18 anni, che ci avrà come i nostri ragazzi tante altre
cose da pensare e fare, invece deve fare sempre il dovere di prova, no? O perché chi lavora, o che c'è, si è iscritto al corso e così via. Se io però ho avuto un genitore, come è stato appena detto, italiano, io sono un cittadino italiano, però appunto, come abbiamo detto prima, se no o devo avere altri permessi di soggiorno, per studio, come ho detto prima, o per lavoro, e comunque devo fare domanda, dimostrando che cosa? Che sono nata in Italia, che ho una continuità eventualmente, no? E comunque una continuità della residenza anagrafica, e comunque ancora una volta documenti per provare questo, eccetera. Quindi io lo vedo per me, come sono già abbastanza anziana, ma se ero giovane già il mio punto era ancora di più, è un percorso a ostacoli, perché sono nato qui, io sono venuto qui a 5-6 anni, eccetera, per avere una piena cittadinanza. Piena cittadinanza per un ragazzo, ma per tutti, ma soprattutto per un ragazzo, anche la mobilità, no? Tra gli stati, e anche il diritto allo studio. Perché non è possibile che poi io e i miei ragazzi, l'istituto scolastico fa la gita scolastica, quello deve presentare la richiesta, qui ho riportato le norme, almeno 20 giorni prima della partenza, con firme, le fotocopie, eccetera. Quindi non posso fare l'Erasmus perché abbiamo detto che è dedicato solo ai giovani di cittadinanza europea, non posso approcciarmi a nuove ipotesi con Leonardo, lavoro, eccetera, per i giovani. E quindi questa è una limitazione. Concludo dicendo che anche se mettiamo che il fattore migrazione, che in questi casi poi non c'è, perché molti, cioè la maggior parte di questi ragazzi neanche magari sono stati neanche non nel loro paese di origine dei loro genitori, comunque anche se questo fattore non fosse un fattore che pesa, come invece abbiamo visto in generale pesa, anche se le discriminazioni etniche non ci fossero e anche se le diseguaglianze socio-economiche non ci fossero, comunque a parità di classe sociale persiste uno status diverso tra questi ragazzi e il suo compagno di banco, di scuola o di birreria o quant'altro, e credo che, no, credo, insomma, si sa, insomma, c'è un certo senso di frustrazione e tutte queste difficoltà illustrate, questa instabilità, è dimostrato che hanno degli effetti negativi sullo stato di salute. Non lo dico io, ma è tutti i guri mondiali, perché ci guri, plurale, hanno tantissimi lavori scientifici e prove su questo, che le diseguaglianze di salute sono socialmente determinate, non è che sono, che vengono così perché uno è geneticamente tarato. E quindi le raccomandazioni, ad esempio di Marmot, alcune sono sempre quelle molto mirate proprio verso i giovani, perché possano avere proprio nel periodo scolastico acquisire tutte le opportunità nella stessa maniera per poter gestire. Ecco, questo è il famoso quadro di Dahlgren, dove dimostra appunto che i fattori che influenzano lo stato di salute sono tantissimi. Quindi, ma chiaramente dipende dal contesto, no? Sociale in cui si vive, dalla giustizia sociale, se si vive in guerra, se si vive in pace, ma l'accesso veramente, no? A livello di istruzione, lavoro, eccetera. Quindi si sa, insomma, per concludere, che la discriminazione diretta o indiretta non fa bene alla salute, e quindi io mi associo all'intervento precedente perché credo che veramente siamo abbastanza indietro, insomma. Grazie anche per l'invito.